Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra variante di cheesecake ai mirtilli. È una torta fresca, gustosa e questi frutti donano un bellissimo colore naturale viola. Molti pensano che le origini di questa torta siano americane, ma non è così. Infatti risalgono alle prime Olimpiadi dell'antica Grecia, più precisamente nel 776 a.C. Gli atleti infatti si rifocillavano con una torta al formaggio e miele, molto calorica e buona. Inoltre, il filosofo Callimaco racconta di un tale Egidio che scrisse proprio un libro sull'arte di preparare queste torte al formaggio. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. Prendiamo 200 g di biscotti pan di stelle, li mettiamo in un sacchetto con la zip e con un mattarello andiamo a sbriciolare tutti i biscotti, finché non otterremo una polvere molto fine. Dopo apriamo il sacchetto e aggiungiamo 80 g di burro fuso. Aiutandoci con le mani, mescoliamo per bene finché i due ingredienti non si saranno amalgamati. Prendiamo una teglia di 20 cm di diametro con carta da forno sul fondo e acetato lungo i bordi, ci andiamo a trasferire il nostro composto di biscotti e aiutandoci con un cucchiaio o un batticarne lo andiamo a livellare per bene. Infine trasferiamo il tutto in frigo per mezz'ora. Nel frattempo mettiamo in ammollo 10 g di colla di pesce nell'acqua freddissima per 10 minuti. Poi prendiamo un pentolino, ci mettiamo 300 g di mirtilli freschi, 130 g di zucchero semolato e 10 ml di succo di limone, li schiacciamo un pochino e li andiamo a cuocere per 10 minuti. Quando vedremo che il nostro composto inizierà a restringersi, spegniamo il fuoco, prendiamo un bimby pimer e ancora caldo andiamo a frullare il tutto finché non diventerà una purea bella omogenea. Infine lasciamo il tutto a riposare per 5 minuti. Dopo possiamo aggiungere la nostra colla di pesce e mescoliamo per bene finché quest'ultima non si sarà sciolta. Infine la lasciamo raffreddare completamente. Mettiamo in una ciotola 250 g di mascarpone e 250 g di formaggio Philadelphia insieme ai semi di mezza bacca di vaniglia bourbon e li mescoliamo finché non si saranno amalgamati perfettamente. Fatto ciò aggiungiamo 200 ml di panna fresca e mescoliamo per bene, per circa 2-3 minuti. Per ultima aggiungiamo la purea, che nel frattempo è già arrivata a temperatura ambiente, e mescoliamo per bene. Guardate cosa sta succedendo! I colori si mescolano e creano un bellissimo effetto ottico. Diamo l'ultima mescolata con la nostra palettina e aggiungiamo la crema alla base di biscotti. Diamo un'ultima livellata con la nostra palettina e lasciamo la torta a riposare in frigo per almeno 3 ore. Prendiamo un pentolino, ci aggiungiamo 300 g di mirtilli neri anche surgelati, 100 g di zucchero e 10 g di succo di limone. Infine mescoliamo bene finché non si saranno ben amalgamati. Cuociamo per 10 minuti. Quando vediamo che inizierà a restringersi, spegniamo il fuoco come prima e frulliamo finché non diventerà una bella purea. Lasciamo riposare per 5 minuti, poi prendiamo i 5 g di colla di pesce che abbiamo messo in ammollo e li aggiungiamo continuando a mescolare. Adesso che si è raffreddata, possiamo aggiungere la nostra purea alla torta. La andiamo a livellare per bene, poi la lasciamo a riposare in frigo per qualche ora, ossia finché non sentiremo col dito che sopra la crema si è indurita. Poi togliamo l'anello dalla teglia e piano piano anche l'acetato. Se non ce l'avete, potete tranquillamente utilizzare la carta da forno. A questo punto spostiamo la torta su un piano da portata. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della torta. Prendiamo un cono di wafer e lo andiamo a riempire di tanta buona panna.
Lo appoggiamo sulla nostra torta e iniziamo a decorarla con i mirtilli come ci pare e piace. Per fare più presa sulla torta facciamo dei piccoli fiocchetti di panna sui quali andremo ad aggiungere i mirtilli, così non scivoleranno. Noi abbiamo deciso di creare una specie di cascata con tutti questi fantastici e piccoli mirtilli. Bene ragazzi, in questo video pieno di tool è arrivato il mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo questa meravigliosa torta! Non sapete neanche cosa vi state perdendo. È una torta davvero speciale. La crema è buonissima, si sente bene il gusto del mascarpone. Subito dopo notiamo questa purea di mirtilli, nel quale si sente proprio il gusto di questo frutto. Infine c'è la base croccante e pan di stelle, che con il suo gusto cioccolatoso va a completare in modo splendido tutta la torta. Insomma è fantastica, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.